l'anima dello chef, perché era veramente, lo chef ha un animo enorme, com'è grande lui, e così anche il suo carattere è così, molto, è pieno di cose da fare, tante passioni. Abbiamo diviso la sua anima in tre parti, come una parte che riprende la sua cucina, cioè la tradizione rinnovata, che è rappresentata in tutto il ristorante da queste pareti di legno, dove il legno esce dallo spazio e diventa un elemento tridimensionale. Poi c'è l'anima rockettata dello chef, che lui è uno a cui piace il rock, piace la motocicletta, piace le macchine, piacciono i motori rombanti, piace la chitarra di base sotto ogni pezzo, tant'è vero che ha voluto la postazione col DJ, con la musica, con i vinili qua al ristorante, e si sente solo musica rock, non c'è altra musica. E poi c'è il gentleman, che è il borghese, perché il borghese dopo 10 anni è una persona che apre ancora la sportello della macchina alla mula. È un animo romantico, è un animo antico, anche il suo animo è un animo antico, ma con degli elementi moderni che lo rendono così importante, gli danno questa grandezza. Sì, cultura e educazione che si porta avanti, certo. Parliamo anche di quello. Quindi che cosa succede? Da questo lampadario parte un fil rouge che c'è in tutto il ristorante, che è questo filo d'ottone che va nel pavimento, diventa conciergerie, ripassa lì fino a diventare passamano per accompagnare sopra gli ospiti. Tutto quello che c'è in questo ristorante dal punto di vista tecnico architettonico è a impatto zero. Non abbiamo utilizzato nessun materiale che avesse di prima vita, sempre di seconda generazione, quindi sempre di riciclo. Tanto è vero che tutte le pavimentazioni sono è un gres di pietra, che sono degli spagnoli, un gres particolare, che sono stati gli unici che ci danno la possibilità di avere queste lastre in mezzo, le lastre sopra che sono la grandezza minima di 50 e la grandezza di 20. Quindi è una cura del dettaglio, quasi sembra brutto dirlo maniacale, ma prendiamo l'accezione positiva di questo maniacale. Come borghese nella tua cucina è uno che controlla tutto, il famoso fatto che controlla le capo di loro, le capo da lui sono super pigre, non si scappa. Tre regole li troviamo: Enustas, firmitas e utilitas. Tutto deve essere bello, deve mantenersi e deve avere un utilizzo, deve avere un'utilità. Queste pareti, oltre ad essere esteticamente, danno questo senso di bello, hanno una funzione di rompere l'effetto dell'eco, del suono, come per i teatri. Sì, esatto, sono un po' più grande. Sì, me lo diceva. Che è con Fabio Giambiero. Quindi quel fil rouge che abbiamo visto giù si riprende, ritorna nel mondo del pavimento. E qui c'è l'anteprima, tipo il girone dantesco, non c'è subito il paradiso, subito c'è questa sorta di limbo, dove abbiamo, uno ha un racconto veloce della vita dello chef, delle sue passioni, con questo collage, con questo ascensore che sta anche all'interno, quindi anche per salire e scendere raccontiamo un film e una storia. E poi si entra nel portale del ristorante di Chef Borghese. Anche in questo caso il portale ha la doppia funzione estetica di delimitare questo limbo dal vero e proprio ristorante e la funzione di guardaroba. Poi qui, grazie. Il fil rouge, che dicevamo prima, si divide in due. Una parte va nella cucina del ristorante e diventa anta di ingresso del ristorante. Un'altra parte va nel wine cellar e diventa colonna del wine cellar.
e quindi per tutto il ristorante abbiamo pensato sempre ad avere un ambiente molto caldo, molto curato. Noi non volevamo un ristorante bello solo da fotografare, volevamo un ristorante da vivo, da vivo. Per ritornare all'essere manuale, tutto quello che c'è nel ristorante è stato disegnato dallo chef. Studio preliminare fatto da Giacomo. Non abbiamo mai avuto la certezza e non l'abbiamo mai pubblicizzato, però abbiamo trovato delle carte con lo studio preliminare della zona firmate dallo studio Ponti. Quindi questa cosa ci è piaciuta, l'abbiamo voluta comunicare perché il genius loci per noi è fondamentale e abbiamo voluto portare l'ingresso all'esterno, le vetrate, ci stanno questi volumi estrusi che sono dell'idea di Giacomo, si ripetono gli esagoni un po' dappertutto come Giacomo, come queste luci che anche le luci mi danno una doppia funzione, uno mi danno la luce, due sono belle da vedere, la terza cosa hanno purificano l'aria dagli elementi inquinanti e dai batteri, abbassano la carica batterica dell'aria. E sulle pavimentazioni, come stavo dicendo prima, ci sono queste lastre enormi, non c'è una lastra uguale all'altra, nascosti nel tanti messaggi privati dello chef, nelle fughe di tutta la pavimentazione c'è scritto cucinare un atto d'amore, che è una sua frase, nel soffitto in questo stucco veneziano 2.0, chiamiamolo così, ci sono due messaggi, l'amore che lui ha per le macchine, perché è stato trattato così come si tratta nelle carrozzerie delle auto, quindi ci sono vari passaggi, e richiama lo stile che avevamo dato, che avevamo disegnato sul vestito da sposa della moglie. Ci stavano queste spatolate su questa gonna, che era un elemento architettonico che entrava nella moda e a noi piaceva tantissimo questa cosa. Tutto è studiato nei minimi particolari, a partire dai tavoli. Sui tavoli nessuna tovaglia, perché i tavoli sono è la stessa marca del pavimento, è un pavimento questa marca. Però sì, è un gress che ci permetteva, è uno dei pochi gress che ci permette di, che non viene attaccato dall'olio, non viene attaccato dagli acidi, dalle temperature. Tant'è vero che lo chef con questa possibilità ha anche pensato di fare dei piatti direttamente sul tavolo. Quando abbiamo fatto dei live cooking dove lo chef ha cucinato per dimostrazione dei piatti direttamente sul tavolo, quindi con la fiamma, che sono perfetti. Da partire dalle sedie che abbiamo fatto noi, i tavoli abbiamo fatto noi, le sedute, le vetrate, queste vetrate ricordano, lo chef viene la gamba del tavolo che sparisce, è molto ambiente, perché noi ci siamo ispirati tanto agli anni 20, a Golden Age americano, e anche la mia storia di Chef. Quindi poi ci stanno queste vetrate, noi quando abbiamo visto questa location prima c'era un altro, lo usavano per altro, c'era una scuola vicino, allo chef è piaciuto immediatamente perché c'erano queste vetrate immense che ricordavano l'idea delle navi da crociera. Quindi c'è il suo ristorante, è il ristorante di Chef Borghese, racconta la sua storia. E, per esempio, qua lui ha deciso quando stavamo qui, mi servono delle sedute perché lui è uno che esce in sala, sta sempre al passo, ma se vede che c'è qualcosa che non torna, arriva un piatto, una volta è venuto un vegano, lo chef aveva preparato questa zuppa che sta in menù, e il vegano, questa persona non l'aveva finita, lo chef è uscito, preoccupato, dicendo ma che cosa è successo? E lui era troppa, era semplicemente troppa. Quindi è uno attento, è molto attento a quello, e ha voluto queste sedute, perché lui quando esce, lui piace sedersi. E le quattro chiacchiere. Quattro chiacchiere con i tavoli si fanno sedere. Il nostro essere manicale è stato il fatto che invece di fare due cuscini o tre cuscini uguali,
Abbiamo fatto due cuscini separati, diversi, perché sono la misura esatta che va qua dentro per i bambini. Giusto. C'è un'attenzione. Sì, 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 c'è, tutto... c'è un'attenzione per i bambini molto forte. La chef De Pesa è stato chef giudice di Junior Master Chef Italia. Ha voluto un bagno per i bambini, invece un piccolo water per i bambini. Il fasciatoio, cioè l'attenzione per i bambini. Ha voluto, per esempio, lui ha due figli, quando gli vengono i bambini gli abbiamo preparato un foglio da colorare. Sì, sì, di modo che se hanno la possibilità. Così che i genitori magari 10 minuti riescono a mangiare qualcosa. È completamente modulabile, perché queste grate si spostano e diventano e poi ha questo stile così di casa, guardiamo qualcosa che una persona non si sentisse in un posto bello ma dove tu non puoi toccare niente. Qui come vede ci sta gente che gira e non si preoccupa più di tanto di spostare le cose, come se uno si sentisse a casa sua. C'è la cucina che ha uno stile completamente opposto. Quando venire anche in cucina. 100 pasti giorno ed è una cucina che lavora, noi non compriamo nulla. Da filosofia dello chef, da progetto, l'ordine è stato non fare celle fritte, dove poter congelare le cose. Noi non abbiamo celle frigo, abbiamo 30 piccoli frigoriferi che servono solo ed esclusivamente per la giornata. Quindi tutto quello che si prepara oggi, i ragazzi la mattina lo preparano, se lo mettono nei loro frigoriferi, dopodiché a fine turno quel frigo sarà vuoto, sarà da ripulire e il giorno dopo lo riempiono. Il menù da noi cambia tutti i giorni, perché in base uno alla stagionalità degli ingredienti, ma anche alla reperibilità. Noi abbiamo la guancia di tonno, c'è magari quel giorno che il nostro fornitore non la riesce a trovare, noi la cambiamo dal menù, non l'abbiamo congelata dal giorno prima. Sì, sì. E abbiamo, quindi qua produciamo tutto, abbiamo antipasti, antipasti caldi, antipasti freddi, primi, secondi, panificazione, pasticceria e di là produciamo la pasta fresca, che è un altro marchio dello chef. Quindi abbiamo tutto in casa, il pane è sempre fatto giorno per giorno, cioè i forni lavorano la notte e la mattina. È la Formula 1, è la Formula 1 delle cucine. Cioè tutti i nostri fornitori sono il top di gamma che c'è e hanno sposato insieme a noi questo progetto, perché lo vedevano come un progetto innovativo. Anche il solo sistema di aerazione non è il sistema solo di aspirazione, c'è un bilanciamento, c'è un riscaldamento che è diviso dall'aerazione, è studiato per il benessere di chi ci lavora dentro. Pure tutti i tavoli di solito si fanno a 90 cm, ma noi non abbiamo ragazzi che sono alti 1,60, quindi è inutile farlo di 90 cm, perché proprio la struttura umana sono di 95, perché lo chef è alto, dovrebbe essere 1,10, ma teniamo il suo sous chef che è un po' più bassino, e quindi per equilibrare abbiamo trovato il medio sat virtus. E poi di là abbiamo un'altra saletta che è attigua al nostro ristorante, ma abbiamo una filosofia completamente diversa dal nostro, cioè completamente diversa, perché una saletta più privata. Qui c'è la cucina industriale con la cucina, con la sala. Abbiamo un'altra saletta che lo chef la chiama il forziere per via della porta che gli abbiamo visitato. Ma è una cucina di casa. Sì. In una stanza che potrebbe essere, può essere all'occasione privata. Domani qua abbiamo una conferenza stampa di 30, di 40 persone.
La settimana scorsa ci abbiamo fatto un team building con 30 persone, quindi è una sala che è una saletta non funziona, una saletta più per poter decidere che cosa fare, compleanni privati, presentazioni aziendali, riunioni di ufficio, abbiamo avuto delle aziende che se la sono presa per 2 giorni interi, venivano qua, riunione, se volevano qualcosa da mangiare il ristorante è sempre a disposizione loro. La nostra filosofia del ristorante è non è il ristorante e basta, noi vorremmo essere un ristorante che tende ad essere una lounge di un albergo, dove poter sedersi, lavorare al computer, all'occasione mangiare, fare molto più estera, con una visione un po' più estera dal solito ristorante italiano. Rock, abbiamo l'arte, questa gli occhi mangiano per primi, ma il palato è quello che poi dà il gusto, è una frase dello chef, e gli occhi mangiano per primi, anche ogni piatto è un'opera d'arte a sé. C'era l'unione di questi due universi, che sono simili, perché l'arte è una cosa che è bella da guardare, ti dà un sentimento, ti importa dei ricordi, ti fa viaggiare con la mente. Il cibo è esattamente la stessa cosa. Il senso della memoria legato al cibo è molto forte, forse anche più forte di quello dell'arte, perché ricordare magari la nonna che faceva il sugo bruciato, quando poi uno lo ritrova durante la vita e la nonna non c'è più, uno si ricorda della nonna che faceva il cibo bruciato e magari gli piace anche, ma dice il cibo, il sugo è bruciato, ma mia nonna la faceva così. Quindi è un'unione che è naturale, difficile da raccontare, perché l'arte purtroppo è ancora vista come una cosa quasi di elite, ma l'arte deve essere una cosa di tutti, che è accessibile a tutti, proprio perché dà quel senso di bello, di brutto, di entropia in tutti gli animi, non solo in quelli elevati culturalmente, anzi.